Con noi Anna Bonitatibus, mezzo soprano italiano, che in questo momento però non si trova in Italia. Lei ha, diciamo, un palmarès di registrazioni, di partecipazioni, insomma, notevole, in giro un po' nelle varie sale concertistiche, nelle varie case operistiche, insomma, chi vuole può andare a vedere sul suo sito internet, senza che io qui le racconti, però lei, appunto, ci racconta adesso dov'è, cosa sta facendo. Salve, grazie per questo invito. Sono molto molto felice di essere in vostra compagnia. Sono ad Amburgo, mi trovo qui per una nuova produzione, coproduzione con altri teatri dell'Agrippina di Ender, che è un titolo straordinario, un'opera molto lunga, molto densa di avvenimenti e che è un po' speculare a una situazione politica del Settecento. Politico-religiosa, così si direbbe, descritta da Handel, ma nella quale possiamo ancora vedere oggi uno specchio nel quale rifletterci, quindi forse mai attuale come questo. Ecco, stiamo parlando di Agrippina, quindi diciamo con un occhio verso quello che diciamo abitualmente si definisce musica antica. Ci racconta un po' questo suo percorso, come lei è arrivata a quella che definiamo musica antica, anche se non ha fatto solo questo. Infatti, parto da quest'ultimo postulato perché mi sta molto a cuore l'idea che un musicista è musicista tutto tondo. La professione di musicista comporta delle scelte non sempre fatte in completa autonomia, perché noi dipendiamo dai promotori musicali, coloro che ci scritturano. Per performare a seconda di quello che viene stabilito nei cartelloni, nelle varie stagioni, sinfoniche, operistiche, concertistiche e quant'altro. E nel mio caso, la mia formazione è quella pianistica, avevo studiato e mi sono diplomata in pianoforte molti anni fa nel conservatorio della mia città, e a quella formazione devo tutto perché mi ha consentito innanzitutto una disciplina molto utile poi nel canto lirico, ma soprattutto una formazione musicale più ampia, più aperta, che ho continuato negli anni a cercare di tenere viva da questo punto di vista. L'opera è ovviamente la gran parte della mia attività tale, e ovviamente è gigantesca, è la montagna più alta, tra l'altro, della musica italiana, che purtroppo a volte ha fatto ombra a tanti altri generi musicali, anche italiani, ai quali invece dobbiamo moltissimo, tra questi appunto musica strumentale, musica pianistica e anche sinfonica, ancora troppo poco conosciuti. La musica antica è arrivata un po' per caso e ha rappresentato una grande parte della mia attività professionale. Devo molto a questo genere musicale, ma soprattutto devo dire praticato molto di più in altri paesi. Molte delle programmazioni operistiche nei maggiori teatri europei e non solo, anche in altre zone del mondo, dedicano parte della programmazione proprio a questi titoli, che in realtà sono conosciuti, molto amati e, per essere più pratici, anche poco costosi. Quindi sarebbe, sì, per un teatro importante anche valutare quell'aspetto. E di conseguenza, ecco, mi sono trovata molto a fare questa professione, anche perché quel repertorio, la stragrande maggioranza di quel repertorio, è in lingua italiana e talvolta proprio per diciamo per i recitativi, per consegnare al pubblico una maggiore comprensibilità del testo, a volte ancora si ricorre fortunatamente anche a cantanti di madrelingua, ecco. Lei in questo periodo, lungo periodo, di pandemia,
è riuscita a continuare a lavorare? Come si è trovata? Quali sono state le sue sfide che magari in questo periodo di minore presenza scenica ha deciso di affrontare con lei personalmente? Questi mesi sono stati molto duri. Molto duri e ne sento in pieno ancora l'effetto sia psicologico che fisico, perché questa comunque è una professione che richiede moltissima concentrazione, ma anche tanto allenamento. L'allenamento è anche quello dello stress, del gestire la memoria, di tutto quello che comporta la professione di un cantante in scena. Anche l'allenamento al viaggio, l'allenamento alle difficoltà di adattamento nei luoghi, tutta questa parte che è in relazione alla professione del cantare è stata messa in stand-by per moltissimo tempo, senza parlare delle questioni personali legate agli affetti, lo stand-by degli affetti, quelli ai quali tutti noi facciamo riferimento per stare in piedi, per stare diritti sulla nostra colonna vertebrale, affrontare le difficoltà che ogni professione comporta, non solo la nostra. Quindi gli effetti di questo stop inaspettato, a volte ci è sembrato ingiusto, che ha procurato in noi sentimenti nuovi, negativi, contrastanti, è qualcosa che avrà bisogno di tempo per essere sicuramente capito, digerito e per il quale fare tesoro per il futuro. All'atere di questo, che non può essere considerato esclusivamente all'atere, c'è stata la grande preoccupazione, enorme preoccupazione, vitale preoccupazione della sopravvivenza della professione, di quello che abbiamo investito per arrivare fino a questo punto, di quello che ha rappresentato per gli artisti singoli che hanno nella loro, tra l'altro, individualità il bene e il male di questo, di questo preciso aspetto. Essere uniti, non essere uniti, soffrire in una collettività ma non riuscire individualmente a smuovere problematiche evidentemente più grandi di noi. Quindi tanti pensieri, tante riflessioni. Allo stesso tempo quel periodo, questo periodo così lungo è stata una, come dire, una circostanza, non posso ancora chiamarla un'occasione, ma una circostanza per approfondire le cose che mi sono care e che necessitavano appunto di un lavoro continuato. Da qualche anno ho dato inizio assieme a un valente gruppo di amici, musicologi, musicisti, compositori, una impresa editoriale che si chiama Consonarte, Vox in Musica, e che si occupa della promozione della lirica italiana da camera, che è tutt'altro che esigua, anzi è molto più vasta in termini di numeri, ma anche di qualità, della stessa produzione operistica. Questi mesi sono stati mesi nei quali ho potuto concentrare lo studio su una parte del catalogo beethoveniano e che mi ha molto colpito per la sua poca diffusione e poca relativa conoscenza, per cui nei mesi scorsi ho dato avvio assieme al gruppo di lavoro di Consonarte e alla pianista Adelida Ronzo a un piccolo progetto di registrazione con il quale ci auguriamo di avviare un progetto di registrazioni più ampio legato a cultura della lirica da camera italiana. Ecco, appunto, adesso siamo arrivati un po' al cuore, il motivo per cui noi due ci sentiamo, che è questa uscita. Non posso chiamarlo CD perché il CD, da quanto ho capito, non esiste fisicamente, ma è comunque un album in cui voi avete approcciato appunto un Beethoven poco conosciuto, cioè un Beethoven che scrive su testi italiani.
quindi che si è dedicato ad approfondire e che evidentemente l'italiano era una lingua che conosceva abbastanza da potersi dedicare a scrivere, insomma, delle liriche, dei lieder, come li vogliamo chiamare. È molto interessante questo aspetto, perché non riguarda solo Beethoven, ma riguarda un'Europa in grande fermento e nella quale Europa l'italiano, assieme alla lingua francese come lingue della letteratura e della cultura, erano le più diffuse, quelle che hanno consentito ponti verso moltissimi paesi, moltissime città, moltissime corti, ovviamente. L'italiano, grazie all'opera, era la lingua franca attraverso la quale si comunicava, e questo succedeva anche a Bonn, dove il giovane Beethoven prese lezioni dal primo suo maestro, che era comunque un italiano e che frequentava ad ogni modo l'opera di Bonn, nella quale venivano spesso rappresentate opere in italiano. Era del tutto normale. Ricordiamoci che il contesto è va sempre tenuto conto nelle riflessioni dell'oggi. Quello che casomai Beethoven ha fatto, ha cercato tra le sue tante riforme di portare anche la lingua tedesca all'interno di quello che era invece tutto un altro ambito. Le composizioni italiane di Beethoven in realtà sono, su testi italiani, sono molte più di quanto si immagini, perché si è occupato di vari generi e la cosa sorprendente va di pari passo con la riscoperta di un Beethoven vocale. Io da pianista, quando studiavo pianoforte, ricordo soltanto il Beethoven, appunto, pianistico, sinfonico, ovviamente, perché questo fu quello che ci fu insegnato. In realtà l'interesse di Beethoven per la voce è più ampio di quanto immaginiamo. Inoltre, il pensiero va anche al fatto che scrivere per la voce, o scrivere probabilmente per questioni anche commerciali, è molto più semplice cercare probabilmente di mettere in circolazione un paio di leader con gli editori, che erano appunto anche gli agenti dei compositori di primo Ottocento, che una sinfonia che richiedeva comunque un impatto dal punto di vista produttivo molto molto più ampio e difficoltoso anche per certi versi. Quindi in realtà la musica vocale è molto più capillare, forse meno vistosa, ma che ha viaggiato grazie agli interpreti che conosciamo poco, purtroppo, dell'epoca di Beethoven, ma è riuscita in un ambito molto più ampio ad essere ricevuta in moltissime circostanze. Quindi, tornando alle composizioni italiane, Beethoven ha composto questi canti singoli, che lui chiamava appunto canti italiani, nell'arco di circa 20 anni, quindi non un breve periodo. È tornato spesso a questo genere, conosceva abbastanza bene l'italiano, dall'idea che mi sono fatta leggendo l'epistolario, e sappiamo anche che Beethoven aveva nella sua biblioteca personale anche tutta l'opera Omnia di Metastasio, che evidentemente conosceva bene. Del resto, Metastasio aveva vissuto e lavorato a Vienna, dove è anche morto, quindi musica, molti di quei testi che erano in circolazione, che erano stati adoperati da moltissimi altri compositori a lui contemporanei, ma anche precedenti. Lo stesso Mozart l'aveva fatto, lo stesso Schubert se n'era occupato. Quindi non solo esercizi, come alcuni vorrebbero far credere, non solo esercizi da mostrare al maestro Salieri, ma vere e proprie prese di posizioni, decisioni, anche di
sperimentare l'utilizzo del testo. Sappiamo anche che Beethoven tra le sue pratiche aveva quella di scrivere prima la musica e poi adattare il testo. Sulla pratica delle liriche italiane, dei canti italiani, sappiamo poco, sono stati in un certo senso anche poco studiati, certo. Sono sopravvissuti pochi autografi, però dagli autografi si capisce che invece il testo e la musica sono nati assieme. Diversa è la questione delle traduzioni, che comunque è tutto un altro campo. Certo. E ecco, dunque, noi abbiamo questa scelta di canti italiani e diciamo questo è un primo passo, aspettiamo, possiamo diciamo pensare a ulteriori registrazioni oppure per adesso vi indirizzerete verso altri autori? Allora, questo è un primo passo e la mia intenzione sarebbe anche quella di utilizzare questa nuova firma, chiamiamola così, di registrazioni che nasce all'interno della casa editrice per dare spazio anche a degli interpreti diversi, alternativi, un po' più ampia, anche a quei giovani, anche a coloro che hanno particolarmente sofferto nel periodo della pandemia. Mi auguro di trovare i fondi necessari per dare un seguito a questa forma, tra virgolette, nuova o innovativa, forse è più giusto dire, registrazioni, più accessibile, un po' meno costosa, perché non stampare un disco fisico vuol dire anche economizzare da un punto di vista pratico e riutilizzare quelle risorse per una nuova registrazione. Cosa ne sarà in futuro di registrazioni così liquide, diciamo così, non lo possiamo dire allo stato della conoscenza di oggi. Però è vero che bisogna guardare ai cambiamenti, osservarli, farne parte possibilmente, interpretarli a nostro modo, malgrado noi si sia nati, si sia vissuti in un'epoca completamente diversa, abbiamo avuto a che fare con una tangibilità musicale differente, a partire dalle partiture, al disco, alla maniera di fruizione. Tutto questo è in grandissimo cambiamento oggi, non è da giudicare negativo o positivo, è da registrare il cambiamento e, ripeto, cercare di farne parte e leggere con gli occhi, con una visione probabilmente più a lungo. Ecco perché nasce anche questo progetto. Vediamo dove ci porterà. Speriamo che grazie a questo anche la lirica italiana e tutti i compositori che ne hanno fatto parte, che fossero italiani o che fossero di altri paesi con la scrittura in italiano, oppure italiani che hanno scritto in altre lingue, che lo scambio è molto più ampio. Speriamo che, ecco, grazie a questo piccolo progetto, che la conoscenza in merito a questo genere musicale si consolidi e cresca e che renda dei musicisti di oggi e di domani un po' più di onore, anche di curiosità, diciamo. Certo. E dunque, per concludere, vorrei chiederle, oltre a questa Agrippina ad Amburgo, lei dove la troveremo nei prossimi mesi? Ci sono già delle date, degli appuntamenti, magari, che ne so, in zone un po' più vicine a noi? Allora, anche le pagine dei calendari sono state strappate e cominciano ad essere riscritte. Di buono c'è che nell'ambito concertistico e a seguito, per esempio, della combinazione Brexit-Covid, in Gran Bretagna, nella sala prestigiosissima sala Wigmore Hall, il direttore della Concert Hall ha deciso di dare spazio a tutti gli artisti residenti
in città o nel paese. Io faccio parte di questi e mi ha invitato, canterò appunto una parte di questi canti italiani di Beethoven, ed è l'unica istituzione forse londinese che nell'arco dei 15 mesi di pandemia ha combattuto anche un po', diciamo, controcorrente rispetto ad altre istituzioni per tenere aperto e per consentire agli artisti di lavorare anche solo in via streaming. Quindi a luglio sarò lì e ad agosto invece tornerò nel mio paese dove canto pochissimo, purtroppo, ma non per mio volere, per un recital rossiniano al Rossini Opera Festival con Adele D'Aronzo di nuovo. Bene, grazie mille per questa chiacchierata e noi appunto speriamo di vederla anche in qualche presentazione dal vivo, quindi non solo attraverso lo schermo. E in bocca al lupo per questa per quest'idea che ritengo molto, molto visionaria e vediamo appunto dove ci porta. Piuttosto che il lupo mi faccia dire crepi il Covid. Grazie per Crepi il questa Covid. bellissima, chiacchierata. Con la musica ci si capisce sempre, con Certo. chiunque. E questo è necessario. Grazie ancora.
su foglie, purpuree.